Caso di Pentakill, ciao signore dell'Uncut, bravo Vitto, saluta, ciao Joe, grazie To, grazie Mugi, grazie Ninja, grazie il follow ragazzi, benvenuti, e grazie anche Ninja dei Beats, e anche ancora dei Beats, quanti Beats? Vogliamo vedere Yuumi Pentakill. Yuumi Pentakill, la vedremo più avanti. Ami, grazie il follow, Migratori, Tessem, Trombe, Aku, Febe, Beppe, White e Digrex, benvenuti a tutti, grazie per il follow, a tutti quanti. Ho trovato il video dove c'è la clip della penta con Nami, davvero? E qual è? Che Ciao. la senza si vale. Ah, forse è quello là dove ci Mille sono tutte le pente. illuminazioni. Comunque io Mist non la gioco molto, però quella volta che l'ho giocato ho fatto quadra con l'esplodi ed è rotta. Sì, Miss Fortune, vabbè, molto molto potente. Ok, signori, siamo contro Sylas Mid per fightare un Tot. No, non ti preoccupare, comunque scrocco al mio amico. Sei tranquillo, se non sapevi del memino, ovviamente lo faccio perché mi diverto. Per trollare un po' chi mi conosce lo sa. Allora, starto di W per fare tipo autoattacco reset e fare più danno possibile a livello 1. Quanto di fare difficile fare penta con Ivern? Non so, sai. Io oggi con Rick ho fatto diverse triple, quindi. Allora lui mi fa un sacco di danno adesso, però. Se gli avessi messo più stack, un'altra stack avrei fatto Flash, W, Ignite. Ok. Ovviamente lui adesso starà molto safe. Darius è bello cattivo. Non so nemmeno che lo sia sto tizio. Sicuramente non è come la Sivir di prima che avevamo con Fieric. Cioè, avessi trovato quella Sivir lì adesso, era penta, assicurata sto game, ragazzi. Con quella gente lì, mamma mia. Ah, già. Vabbè, farmelo al carretto, visto che ho aiutato lui. Sta arrivando qualcuno qui. È Diego che farma male il campo. Gli dice dov'è. Diamolo così, per fare un favore al nostro jungler. Ok, qua ho fatto un po' un missio. Di nuovo un altro miss. Va bene, ci scaldiamo. Devo concentrarmi un po' perché ho missato davvero tantissime cose. Ho sbagliato la Q, ho sbagliato la E. Adesso questo potrebbe uccidermi. Invece no. Questa l'ho giocata bene. Ovviamente ho rischiato tantissimo. Vediamo se arriva Sylas a uccidermi. Potrebbe farlo. Ok, sì. Pensavo di avere un po' più di reazioni, invece non ho potuto fare nulla dopo la sua E. Volevo tipo grabbarlo con la E in modo che lui non potesse fare nulla e stesse tipo sottotorre un po' di più. Va bene, my bad. Sto giocando abbastanza male sto game, è iniziato davvero maluccio. Però in realtà ho una kill, anche lui. Quindi siamo pari. Scaliamo. Il non è il ragazzino che lo gioca, assolutamente no. Quando penso alla pioggia mi vengono in mente i sinonimi di cazzo. Tipo, ma no, ma cosa dici Onyx? Non dire queste parole. Non è da Onyx. Bestiale GG. È abbastanza. In realtà no, ragazzi. A voi magari sembrerà che l'ho giocata bene, però in realtà contro questo Sylas me la sto giocando maluccio. Ok, adesso è tutto risolto, ragazzi. Vaffanculo, però! Premi staccato in W che devo farmare il carretto, non posso perdere il carretto così! Darius! L'elo delle meraviglie, ninja, come sempre. Ok. Andiamo a sta torre. Sta tornando. Signor Viego vuole la vendetta. È esplosa come una puttana. E chi muore? Peccato, volevo ucciderlo io. Ok. Allora, Draktar, primo item. Chi mi ha ucciso a sto giro? Mi ha ucciso Viego, va bene. Allora, adesso ho due kill e un assist. Non importa quante volte muoio. Anzi, sapete una cosa? È meglio che io inizi giocando male. Perché la volta scorsa, quando ho stompato di brutto con Darius, i nemici hanno surrendato al 15. Quindi, in realtà, partire Mario è un vantaggio.
per la Z Pentakill Challenge. Siamo 4-4. Nessuno sospetta di nulla. Quindi a me va benissimo. Almeno così riusciremo a far durare di più la partita. Io non ci penso, però in realtà quando inizio male i game è più probabile che faccio penta. Tutti i game dove ho fatto penta erano iniziati di merda. Quindi very nice. Devo essere solo che felice. Troppo lontano per riapparlo. Muore? Eh sì che muore, dai. Ignite e passiva! Fanno il loro corso. Benissimo. Pure la plate. Lui si perde un bel po' di minion sotto torre, mo. E mo ne perderà ancora di più. E mi faccio un'altra plate. Questo è un vantaggio colossale che ci siamo presi. Back. Ora siamo nettamente più forti di Sylas. Mi compro il martello da guerra, scarpine tattiche. Non compro la pink perché non me ne frega niente. Potrei farlo. In una scalata seria l'avrei presa e l'avrei magari piazzata qua. Come funziona la challenge? Niente, devo fare pentakill. Tutto lì. Con tutti i campioni del gioco, dalla A alla Z. Benvenuto Bell, grazie del follow. Avanti Cristo, Rude, benvenuti a tutti. Grazie, grazie. Allora, devo andare domani all'esame della patente alle 8. Va benissimo, Tef, non ti preoccupare. Ti auguro in bocca al lupo per l'esame. Dai che... Ok, pratico o teorico? Se hai bisogno di fare pratica, ci sono. No, nel senso... Oh no, la passiva full staccata. E mo che facciamo qua? Oh no! Oh, ma anche lui vuole farsi staccare di brutto. Zack! Oh, quanta gente c'è? Faccio penta? Beh! Ragazzi, che dire! Grazie a tutti quanti! Ora sì che si ragiona, ora siamo giganti! Chi voleva fare pratica? Tutti! Hanno tutti voluto fare pratica, ragazzi. Porca troia! Ecco la pratica. Potete rivederla nel replay. Molto bene. Non un campione per lettera, tutti i campioni. Sì, 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 tutti i campioni del gioco. A Z Pentakill Challenge. Dalla A alla Z Pentakill con tutti. Questa è la sfida. Un nemico è stato ucciso. Ma dove è andato il mio attacco? Sparito. Oh, ma perché loro c'hanno Yume? Ok, mi sono spaventato per un attimo. Loro hanno Yoruba Champion. Cazzarola, qua avevo visto la pentakill praticamente. Peccato che, vabbè, forse mancava il top lane. Però non era male come azione da penta. Non avevo la Draktar. Andare invisibile qui sarebbe stato un vantaggio. Non importa. Ora ho sia Draktar che altra Lethality. Ci prendiamo il Collector per assicurarci le kill quando vanno sotto al 5% con la passiva. Quindi tanta roba. Le scarpine. Come me le posso fare? Stavo pensando di farmi le scarpine o Magic Resist per evitare i loro CC, visto che comunque sia un po' ne hanno. W di Viego. Aatrox ne ha un paio. Sylas che cos'ha? Un po' di roba anche lui. Brand c'ha la Q. Vediamo, ci pensiamo. Pestana, basta. Hai rotto cazzo. Vai tua lane. Oh, chi è qui? Come si permette lei? Protezione, WWF, non si toccano gli animali. Ha! Mamma mia. Va bene. Che grabbata. La ruota dei ricchi girerà per me. Il predict della piantina, grabbati e disintegrati. Miss Fortune costretta al flash. 1-4 Sylas disintegrato. Però lui pensa che noi facciamo schifo perché ovviamente ho iniziato a giocare male questa partita. Quindi non surrenderà e starà facendo il mio gioco. O prendiamoci tutte le plate, ovviamente. Prima torre con tutte le plate, sono tanti soldi. Se riusciamo a prenderla,
ragazzi. Più veloce lì dentro. Va bene. Guardate, ma c'hanno due Darius, c'hanno. Vabbè, qua purtroppo ho potuto fare poco. Mannaggia. Mannaggina. Non importa. Abbiamo tra poco il collector, quindi ancora più danno. Dopo il collector iniziamo a comprare critico. Quindi facciamo Essence River, ogni volta che faccio W i nemici spariscono. Infinity. E arrivederci. Gold reset a chi? No, l'ha preso Viego. Se avesse preso Silas sarebbe stato un bel gold reset. Purtroppo non è così. Aspettiamo 3 gold in base. Let's go. Torniamo mid. Anzi, andiamo bot. Facciamo una capatina bot lane. Tanto lì c'è Gwen che ha fatto pulizia. Voglio bere prima dell'esame. Non ho mai sentito che hanno fatto il palloncino. Anche Renata Glask. Sì, dovrò fare penta anche con Renata Glask. Ho già fatto con Iver? No, siamo in ordine alfabetico. Se sono alla D non posso essere alla I, purtroppo. L'unico che abbiamo lasciato indietro per ora è Braum. Ci sono. Oh! Cancellati. Ma Gwen però! No, la mia mid lane me l'ha rovinata! Ma quanto la sta rovinando? Ma porca troia, ma così vinciamo il game? Gwen, devi darti una calmata. Oh, porchi. Madonna, ragazzi. No, meno male che non l'ha distrutta. Oh, qua ci facciamo 4 plate così. Molto forte, dai, scusate. 4 plate fatte. Andiamo top lane a sto punto. Abbiamo un minuto per fare altre plate. Oh, ferma Tristana. Ok. Purtroppo Yumi ha la E broken e non riesce nemmeno a scrivere. Vabbè, non fa niente. Si farà senza. Abbiamo 30 secondi per fare le plate. Andiamo. Non fare errori. Non c'è tempo da perdere. Le ulti? Vai, vai, spacchiamo! Tutte le plate della partita le vogliamo noi. Uffa. Uffa. 2 secondi. Non ce la facciamo. Va bene. Va bene. Team. Why not Drake? Cazzo, questo potevamo farlo effettivamente. Dai, faremo il prossimo. Bella l'infernale. Possiamo prenderci anche l'Essence River, quindi è tutto ok. Grazie, Urgot. Molto apprezzato. In realtà è un bene che loro abbiano preso questo drago, perché almeno così vedono, abbiamo preso obiettivi, non si surrenda. Danni le torri, assolutamente. Giorgino, quanto fa cagare Renata? Non mi piace, ma non è il mio playstyle, in elo alto mi hanno detto che è forte, io gli credo. Però, a me non è che non ne fa, non mi diverte, a me principalmente. Poi magari è forte, ma non ho visto questa potenza. Non mi diverte perché spell ha cooldown lunghi, lente, poco range. Lei ha poca mobility, quindi cioè, tutte queste cose messe insieme fanno un campione noioso. Secondo me sarà poco giocata. Poi io ecco qua, sono Darius, prendo tutto.
Allora, qua c'è Sylas. Dobbiamo sempre controllare che un nemico non sia andato a H. Se no, non possiamo fare penta. Spintami come se non ci fosse un domario! Sì, l'abbiamo fatta, signori! È stata più facile del previsto! Let's go! Qual è il prossimo champion? Diana si balla! Avete, siete pronti? Dance in chat! Si balla anche stasera, signori! Come ogni sera! Let's fucking go! Pentakill con Darius fatta, terzo game, esplodi build. Very nice, la build migliore per fare Pentakill. Provatela anche voi! Ci divertiamo, che streaming allegro! Very nice! E avete sentito anche oggi la canzone della Penta! È stata più facile del previsto. Erano tutti lì vicini? Madonna, dobbiamo ricreare questa situazione in tutte le partite, ok? Tutti i nemici in mid, tutti i nemici fermi, cioè fermi no, però lì in mid, perché abbiamo distrutto la top, la mid e la bot. Non sapevano dove andare, sono andati tutti in mid. Dobbiamo rivedere questa scena nel replay, vedere esattamente che cosa ha creato i nemici a essere lì e cercare di ricrearlo partita dopo partita. Questo sarà il nostro trucco, il nostro sacro graal. Uno ad uno sono arrivati. Purtroppo io uno ad uno li one shot e quindi succede questo. Cioè non ho nemmeno completato le scarpe, non me ne frega niente, però facciamo questo, dai. Grazie del follow, Branzi, benvenuto anche a Forai. Benvenuti, ragazzi. Grazie del follow. Si è divertito un po' di dance in chat? Oh sì, bravo l'agolico, così mi piacete. Buono, buono. Stai copiando Fieric? Come mai Edo dice questa cosa? Cioè, Edo, tu hai la sub da più di 3 mesi nel mio canale e dici che copio Fieric. In cosa? Esattamente. Nel balletto della Penta? Porca troia. Non lo sapevo. Ecco, come farsi nemico tutta la chat dei cugini. Hai appena dichiarato guerra. Oh, io ho fatto Penta, quindi adesso me ne frega niente. Sto tirando dritto a entare, voglio finire il game. Dobbiamo passare al prossimo centro. Raga, come faccio a riscattare i giri di ruota? Mi dice di provare la prossima live. Se sono i giri di ruota premium, mi sa che sono già stati riscattati tutti quelli di questa live. Se sono i giri di ruota normale, 5 minuti cooldown. Però ce ne sono massimo 10, quindi magari posso forse già riscattare tutti. Bella attenta, se provo a giocare, no. Ti seguo da poco, cercherò di supportarti con un po' di donazioni. Davvero, Luca 97? Però se mi dici così, adesso io me ne aspetto subito una. Cioè, non mi puoi dire così, mi fai dire tipo... mi stai eccitando? No, vabbè, ok. Stia calmo, Luca. Perché Fieri fa trapping in bronze anche tu. Ah, ok. Allora stavi mimando, va bene. Grazie, signor Edo. Il prossimo è quello dopo Darius. Chi c'è dopo Darius? Se non sbaglio c'è Diana. Se non sbaglio c'è Diana. Oh, l'ho missato. Laggolico ci pensa lui! Vaffanculo, Rami è il benvenuto! Grazie, laggo. Vedete? Un vero donator non dice che sta per donare o ti supporterà. Lo fa e basta. Porca troia. Oddio, ma vi volete decidere su cosa fare? Uno mi ingaggia e poi scappa. Dove è andato Brand? È stato one-shottato grazie all'esplodi build. Queste sono le rune. Eccole qua. Però adesso non le vedete più perché il replay lo coprirà. Facciamo il drago. Sono i nemici. Non è che stanno facendo il drago sti stronzi. Ah, ok, no. Facciamo bot e vinciamo. Cos'era? Era il mio danno. È l'esplodi build, ragazzi. Uccidere i nemici con un attacco base. E non ho nemmeno l'infinity. Cioè, se io adesso questa qua. Vai slow, vale, dammi la E. Ecco, guardate. Vabbè, fatto presto. Apollonius visto! Ecco qua! Ma Luca ha proprio sottomesso. Grazie ragazzi, ciao Vanni, ciao Alex, benvenuti. Un alleato è stato ucciso. Cugino con Yasuo, che build consiglia? La build di Yasuo. Arco scudo, Infinity e Conqueror, ovviamente. Non fare Lethal Tempo e non fare la Phantom Dancer. Sono item di merda.
E per una linea. Vedo un sacco di gente fare quella roba e tipo ogni volta mi viene a star male. Ti tocco! Toccato! Mai farsi toccare da questo Darius! Anche Ele! Porca puttana! Madonna santa, ragazzi! Ecco qua! A Cavaliere Nero! Benissimo, ragazzi! Grazie a tutti quanti delle sub! Questo è il momento giusto! Mamma mia! Così finirete sull'uncut. Lo sapete già, detto. Basta, si festeggia. Sono il re in rovina, eccolo qua il re in rovina. Il re in rovina dorato. Perché? Perché ha fatto questa cosa? Va bene. Madonna, se... Io ho 5000 gold. Vabbè, la sfida è vincere senza recollare. Ce la faremo? Oh no. È che muore di passiva? Non ci va? Porca troia, speravo che morisse tipo di collector. Andiamo top anche. La sfida è anche completare e platinare il gioco. Forse non dovrei passare così sotto le torri, ma ho Yumi. E tra poco anche un bellissimo red. Buonasera messere, ma queste rune valgono per tutti i ruoli. Per esempio, se io voglio giocare Echo Jungle, meglio seguire la build fatta da te con Luden o meglio la Hextech Belt? Puoi benissimo fare anche quella. Oh, se vai jungle con Echo, puoi anche... Cioè, la laserata funziona, ok? Su Echo io preferisco giocare la Salamandra. E ti consiglio sinceramente quella. Ma... Bomba! Ma tutti con gli attacchi base della V? Spariti! Spariti tutti! Via, va bene! Ciao complottista sbarazzino, grazie Fof, grazie Crono, benvenuti, grazie al follow! Ma Fof, tu mi lasci il follow ogni live? Ho 7000 gold! Ragazzi, pronti anche al Nexus? Via! Pure lui! No, 777! Va bene, let's go! Se vuoi trollpiccare puoi fare la laserata. Non, cioè io sinceramente faccio la... preferisco la Salamandra build su Echo. Che è una build dove tu vai a essere un bel fighter, diciamo, AP. Cioè, è questa build qua. Metti il Conqueror, Nashor tutto, poi ti fai il Riftmaker, la famosa Salamandra. E infatti vedi, c'è Echo, c'è Diana... Gwen, Jax, Kyle, Mordekaiser, Shyvana, Sylas. Questa build è più particolare. Funziona su quei champion che fanno sia scalone AP e possono fare anche attacchi base. Tipo anche Xin Zhao si può fare AP, quindi trollando in questo modo. Shyvana con questa build è potentissima, per esempio. E non è un troll. Anche Tahm Kench è molto forte. Bene, signori! La pente è stata fatta, siamo contenti. Cugino, vado a riposarmi 2 minuti. Prossimo champion! Dopo Darius... Abbiamo Diana. Ottimo, direi. Allora, quindi con Darius ci abbiamo messo 3 game. Ora abbiamo Diana. Dove la gioco Diana? Ecco, a proposito, Salamandra build. Ora, Diana è la più forte, secondo me, con la Salamandra build. Vabbè, anche Shyvana è molto forte, in realtà. Questo è in ordine alfabetico. Comunque, Diana, in generale, è molto, molto forte. Facciamo la Salamandra build. La gioco mid, secondario giungla? Vai. Spero però di andare mid, sinceramente.